Buonasera, benvenuti su AP Web Radio per un programma nuovo, per un programma che parla di occulto, per un programma che parla di curiosità, di quelle che sono le tenebre, ma probabilmente anche della luce. Un programma tutto da scoprire. Per farlo lo faremo insieme a Sveva Molinaro e Giovanna Lucido. Buonasera a tutti. Buonasera, buona domenica. Buonasera. Ciao, Giovanna. Ciao, ciao Sveva. Ciao a tutti. Come stai, Sveva? Bene, come sempre, di corsa. E adesso la domanda la gira Giovanna. Giovanna, come stai? Benissimo, benissimo. Oltretutto oggi, lo dico qui in diretta, è nato il mio primo pronipote, quindi... Bello! E oggi è una giornata meravigliosa per me. Quindi sei una prozia. Sono una prozia, sì. Ottimo, e allora iniziamo subito col raccontare lo specchio nero. Sveva, perché questo nome? Lo specchio nero, perché lo specchio nero, che è questo, è lo specchio d'ossidiana, lo specchio che da più di 5.000 anni viene utilizzato in moltissime culture proprio per il collegamento che può dare con l'occultismo, l'esoterismo, il paranormale in genere. È un portale, lo specchio nero. E dove porta il portale? È un'apertura a poter vedere, poi in base all'utilizzo che se ne fa, si può vedere dall'oltre e quindi da tutto ciò che riguarda la dimensione dei defunti, alle veggenze, a qualsiasi altra forma di pseudoscienza paranormale. Spieghiamo, Sveva, intanto che cos'è un portale, partiamoci da lì, perché poi magari chi ci ascolta, non essendo molto ferrato, può succedere, non tutti siamo tuttologi, non sa cosa sono i portali. Quindi spieghiamo che cos'è un portale, poi così ci riuscirà più facile capire come si usa per esempio lo specchio nero. Però andiamo per gradi, spieghiamo che cos'è un portale, Sveva. Allora, la terminologia portale significa semplicemente apertura, porta, un'apertura verso un qualcosa. In esoterismo, in occultismo e nel mondo del paranormale, ma non solo, anche nel mondo della fisica quantica, per esempio, i portali sono delle aperture, delle porte che ci fanno vedere oltre, ci fanno vedere dall'altra parte, l'altro lato della medaglia, quello girato. Come si formano questi portali? Allora, dipende di che cosa stiamo parlando, cioè di che tipo di portale. Un portale veggentico, cioè per fare una veggenza, lo apre il veggente o l'oracolo con una ritualistica sua particolare, a seconda dei casi, e può vedere una finestra dalla quale escono le immagini di questa veggenza che sta facendo, che può essere un futuro, può essere un problema, può essere dove è finita una persona, qualsiasi tipo di veggenza venga fatta. Un portale sulla quarta dimensione, quindi sull'oltre, è una porta sia di entrata e uscita e sia di visione, quindi si può anche solo guardare, proprio la dimensione dei defunti e delle altre entità. Defunti se è la quarta, entità se è la quinta, ne parleremo poi quando parleremo delle dimensioni verticali. Ma quindi lo specchio nero è una porta verso la quarta dimensione o uno strumento tramite il quale si può vedere, si può fare veggenza, esatto. Giusto? Sia veggenza che oracolo. Ok, quindi in quel caso abbiamo detto è un portale per le veggenze. Esatto, e poi può anche essere usato a livello quantistico, quindi in questo caso non proprio una pseudoscienza ma già una scienza conclamata, per poter vedere sempre il mondo dimensionale, ma non il verticale che comprende la dimensione dei defunti, la dimensione delle entità elevate e via dicendo in salita o in discesa, ma il mondo delle dimensioni parallele, quindi che viaggiano in orizzontale rispetto alla nostra.
quali sono queste dimensioni che viaggiano parallele? Allora, se in verticale hanno, tra molte virgolette, una marea di virgolette a 300, un numero di dimensioni, perché si parte dalla prima, che è il microcosmo interiore, e poi si va avanti a salire fino alla... Alcuni sostengono la nona, altri sostengono la tredicesima, io fino alla sesta ho le mie certezze, oltre non ne ho, però diciamo che... Poi ci dirai, nella puntata dedicata alle dimensioni, esatto, cosa c'è in ognuna delle, di queste dimensioni, dato che ti sei dato un viaggetto a gratis e lo stesso, in queste dimensioni. Lo stesso discorso sarà anche... sempre riguardo la puntata poi delle dimensioni, per quanto riguarda le dimensioni invece parallele in orizzontale, che fanno sempre parte invece della nostra terza dimensione materiale, ma che cambiano da un minimo a un massimo le varie condizioni proprio ambientali e di esistenza. Allora, in queste puntate parleremo, noi abbiamo preparato degli argomenti di discussione dove tu ci illuminerai d'immenso, ci trasmetterai il tuo sapere. Parliamo un po' di queste puntate, Sveva. Allora, intanto questa è la puntata zero, diciamo la puntata pilota, che è una sorta di presentazione di queste 10, 11, 12 puntate. Ancora sono, siamo indecisi sul, sul numero, perché qua da parlare ce n'è come. È quello, si vedrà. Si vedrà fino a dove arriviamo. Magari ci fermiamo perché siamo esausti. Perché qui ci sarebbe da parlare per anni. Quindi, a voglia. Allora, quindi la prossima puntata, per esempio, parleremo dell'oltre, di cosa c'è nell'oltre, di cosa si fa nell'oltre e insomma tutto quello che c'è dall'altra parte. Esatto. Ok, allora facciamo una cosa, io ti do lo spunto della puntata e tu mi dici una cosa, mi sfati un mito su queste, su questi argomenti, dai facciamo questo gioco. Dai che mi piace. Allora puntata numero 2 o 1, ecco, perché questa è la 0, l'oltre, un falso mito sull'oltre. Il primo e il più importante falso mito dell'oltre è quello che tutti ci vogliono o la porta da attraversare dorata o il cancello e poi andare di là o rimanere bloccati. La scalinata, c'è pure una scalinata. Esatto, da scordare, eh? Con le trombette ai lati che annunciano il tuo arrivo. E sta falsa credenza che se qualche defunto è di qua è perché non è riuscito a passare oltre, quando non esiste... Guarda Paolo, è bella scalinata che ci ho messo. Esatto, la scalinata fiorata. Già solo a guardarla io c'ho il fiatone, quindi figurati. Ma aspettavo le qualche minuto là, quella, Paolo. Allora, che le nuvole fanno parte, no? Allora... Un falso mito sui defunti. Oh, ce ne sarebbe. Quello più eclatante, vogliamo sapere. Che di solito tutti pensano che un defunto appena morto diventi una sorta di Sailor Moon incrociato con Goku e quindi abbia dei poteri straordinari per i quali possa guarirti, curarti, farti volare, salvarti da un incidente e quant'altro. Di conseguenza, se non ti aiuta, significa che non esiste. Ecco, questa è una cosa interessante. Perché il succo è quello. I defunti non ci possono aiutare, al massimo ci possono indirizzare da qualche parte. Cioè, non ci defunto. Possono aiutare, non ci possono far vincere il super enalotto. Non ci possono far vincere gratta e vinci, no, il gratta e vinci no, il super enalotto volendo potrebbero, ah, sì? ma se non lo fanno hanno i loro motivi. Oh, dobbiamo morire poveri e pazzi. Esatto. Allora, multidimensionalità.
quello di cui accennavamo, quello di cui accennavamo prima quando parlavamo delle dimensioni. La multidimensionalità comprende un tot di dimensioni verticali rispetto alla nostra e un'infinità inimmaginabile di invece dimensioni orizzontali rispetto alla nostra. Perché qua siamo abituati, per l'imprinting cristiano, cattolico, come lo vogliamo chiamare, delle religioni, per esempio quello cristiano o cattolico, è che ci sono delle dimensioni, sono la terra, il paradiso, l'inferno e il purgatorio. Questo è sì. Quello che ci fanno credere. È ovvio, le religioni abramitiche sono partite con l'avere la terra, il paradiso e l'inferno. Poi a metà del Medioevo ci hanno piazzato un purgatorio, perché poverini, mica tutti possiamo dividerli metà e metà, e alla fine ci hanno aggiunto, facendo due documenti alla burocrazia del comune del paradiso, anche il limbo, perché così anche i non battezzati avevano un buco dove stare. Ok, questa... Ma Sveva, se tutto questo fosse vero, noi dove finiremo? In quale girone? Gli eretici, quello degli eretici. Io appunto, come eretica atea affermata e convinta, finisco di sotto e ne sono felice, perché c'è caldo, si sta bene e conosco tutti. Beh, soprattutto così non sei sola, giusto? Luoghi infestati. Qui c'è proprio il primo mito da sfatare, che peraltro dovrebbero, secondo me, ragionarci moltissimo sopra, soprattutto i ghost hunters, che sono una categoria che io apprezzo tantissimo, tra l'altro, ma che a volte, quando fanno certe indagini, non hanno quest'ottica. Vanno a fare indagini al cimitero. L'ultimo posto dove ci sono dei fantasmi è il cimitero, perché non gliene frega niente di stare lì. È come se tu buttassi via la maglietta perché è vecchia o è bucata, e poi stai vicino al bidone della spazzatura per vedere la tua maglietta buttata via. Non ha senso. Un falso mito sul poltergeist, si dice così? Perché io ogni tanto... Sì, poltergeist o poltergeist. Okay. Comunque, i poltergeist... Intanto spieghiamo che cos'è, così, perché magari si sa, però non si sa che il nome è questo. Si sa, ma viene spesso incasinato per colpa dei film. Il poltergeist non è un evento. Il poltergeist in realtà significa, la parola poltergeist, semplicemente spirito burlone, spirito che fa rumore. Però le persone tendono a dare la definizione di poltergeist anche quando magari su un tavolo c'è un oggetto e poi questo oggettino qua, pap, si sposta una volta. C'è stato un poltergeist. Ma i poltergeist sono un'altra cosa. Quando succede un poltergeist, peraltro rarissimo, volano per aria le sedie e i tavoli in casa tua, non si sposta il bicchiere d'acqua di 2 centimetri. E invece chiamano tutto poltergeist, come se muove la tenda, ci ho avuto un poltergeist in casa. No, c'erano gli spifferi. Allora, dimensione onirica, un falso mito sulla dimensione onirica. La dimensione onirica, così come la dimensione astrale, non sono delle vere e proprie dimensioni, ma sono dei cavalli in mezzo tra la nostra e la quarta dei defunti. Invece le persone pensano che andare in astrale o andare in dimensione onirica sia in qualche modo un rischio dove possiamo incontrare cose pericolose. Infatti tanti non vogliono provare a fare un astrale, un sogno lucido, proprio per questo terrore che viene instillato nelle persone, che chissà cosa puoi incontrare in quella dimensione. Ma non è una dimensione, tu sei sempre nella tua terza, sei solo collegato attraverso questo ponte a un'interdimensionalità di mezzo. Non ci sono rischi, non ci sono pericoli. Un falso mito sui sogni lucidi. Ecco, è il discorso della dimensione onirica, è la stessa discorso, soltanto che sul sogno lucido
Se ne Perché ogni invece. volta che si te... Scusami, perché ogni volta che si sogna un defunto si tende a pensare che sia un sogno lucido, quindi che questo defunto si sia collegato con noi nella Esatto. dimensione appunto onirica per dirci qualcosa, per farci capire qualcosa, per Esattamente. venirci a trovare. E invece Questo non è così. è l'errore più grosso che fanno tutti. Appena sognano la nonna mancata, nonna è venuta a dirmi qualcosa. Non è vero. Il sogno lucido ha delle basi specifiche di cui poi parlerò nella puntata apposita Dedicata, sì. per essere riconosciuto come sogno lucido. Se non ci sono quei criteri. Tu hai visto nonna in sogno, ma non era tua nonna, era un'ombra, un fantasma, Proiezione. esatto, una proiezione della tua mente, della tua fantasia, della tua immaginazione. Abbiamo parlato anche di reincarnazione, un falso mito sulla reincarnazione. Con la pala, praticamente sono tutti falsi miti, quelli che si leggono in giro. Quindi uno, quello più eclatante. Gli danno delle tempistiche. Quando il defunto muore, deve rimanere chi dice 13 giorni sulla terra prima di reincarnarsi, chi 70 giorni, chi devono passare almeno 3 anni. Gli danno dei tempi che in realtà non esistono, perché da quando noi moriamo, la dimensione quarta, il tempo non ce l'ha. Quindi Quindi qui non si potrebbe possono. essere passato un secolo, dall'altra parte 30 secondi, giusto? Certo, esatto, ma io posso morire ora e reincarnarmi tra 1000 anni rispetto a questa dimensione, quindi al nostro tempo, oppure posso morire ora e reincarnarmi domani mattina. Non c'è una regola temporale. Fili, fili, se ti dico fili. Fili rossi, fili d'argento, fili di tutti i tipi. Allora, intanto Comunque. spieghiamo veloce veloce che cosa sono, proprio un riassunto di cosa sono i fili, che poi diciamo, argomenteremo nella puntata dedicata, però per far capire cosa sono i fili e poi mi dirai un falso mito sui fili. I fili rossi sono i parenti d'anima e il falso mito è che tutti pensano che i parenti d'anima siano i parenti che ci sono morti nella vita, ma non c'entra assolutamente nulla. A me può essere morta nonna, zia, papà, cugino e parente di terzo grado, ma non essere miei fili rossi, quindi non sono collegati a me come anima. Magari come ricordi, come corpo, come vita terrena, sì, per carità, ma poi di là chi si è visto, si è visto. E potrebbe invece essere un mio filo, il macellaio, la signora che ho incontrato sul treno 4 anni fa, te e Io. altre persone. Falso mito sulla medianità. I medium se ne inventano di tutte, soprattutto quelli che medium non lo sono. Tu parti sempre dal presupposto, due cose che sono fondamentali. Uno, un medium non ti chiederà mai dei soldi per parlare con la nonna defunta, anche perché la nonna defunta non andrebbe mai a parlare con uno che ti spilla dei soldi. Ok, Quindi. questo è quello più importante, lo diciamo sempre, state attenti ai cialtroni, perché il mondo Esatto. ne è pieno. E il problema è che le bufale su questo mondo, le bugie, i falsi miti, le tirano fuori proprio quelli che in qualche modo hanno un interesse a fregarle le persone. Ti Perché. chiedevo l'altro giorno, per esempio, un altro falso mito che si vede tanto su Facebook, no, scusami, su Facebook, su internet, e soprattutto nelle fotografie un po' datate, quelle di fine 800, primi del 900, ne parlavamo l'altro giorno, è l'ectoplasma. Io la Esatto. prima volta che ho sentito questa parola è stato in Ghostbuster, quando ero ragazzina, mi guardavo questo cartone animato e si parlava di ectoplasma. Ho visto qualche giorno fa una trasmissione dove c'era questa sedicente medium che spiegava cos'era l'ectoplasma e che lei produceva questo ectoplasma nel momento in cui andava in trance. Poi parlandone con te. Dato spieghiamo che l'ettoplasma è un liquido, come lo possiamo Allora, definire, Sveva? l'ectoplasma è stato
ha cominciato a essere nominato nell'epoca vittoriana, quando i sedicenti medium, che all'epoca andavano tanto di moda, soprattutto tra i ricchi che si annoiavano e volevano fare sedute spiritiche, si vociferava che fossero resti, in qualche modo, materiali del passaggio del fantasma. Infatti in Ghostbuster c'è Slimer che corre, va addosso a Peter Pan e lo riempie di gelatina. Però da cosa è nato? È nato da un trucco. Non esiste l'ectoplasma nel paranormale, è un trucco meramente inventato dagli illusionisti, tanto che poi io sento suonare anch'io. Paolo, sei tu? Sì, sono io. Che fa? Spengo? Dicevo, anche la musichetta da film dell'orrore mi sembra eccessiva. Infatti mi spiegavi pure che l'ettoplasma, questo trucchetto, veniva fatto in una maniera particolare. Queste false medium imparavano un trucco da illusionista, imparavano a ingurgitare proprio attraverso la bocca e far fermare tra la trachea e l'esofago delle garze sottilissime e imbevute di albume d'uovo. Poi avevano imparato a rigurgitarle, quindi le facevano uscire come se fossero vomitate, o dalla bocca o dal naso, questi filamenti bianchi che uscivano e davano da distante al pubblico l'impressione che fosse un qualcosa di sovrannaturale che usciva dalla bocca del medico. Ho visto qualche foto, sembra proprio schiuma, come se fosse schiuma. Ecco, proprio gli albumi montati a neve, quelli perfetti. Esatto, ma perché con gli acidi gastrici poi l'albume tendeva a gonfiare. Gonfiarsi. Allora, parleremo anche di un uomo molto particolare a cui abbiamo dedicato interamente una puntata, che è Roll. Esatto, Gustavo Roll. Perché Gustavo Roll? Perché di tutte o quasi tutte le persone che nella storia sono state legate in qualche modo al paranormale, forse la mente più geniale è l'uomo che realmente in qualche modo ha compreso cosa sia la visione multidimensionale e quindi il legame con la medianità in primis e con la quantistica in generale, è stato proprio Gustavo Roll, tanto da averne persino discusso con il grande Einstein a suo tempo. Quindi parleremo anche di Roll e della visione di Roll del mondo paranormale. Poi parleremo delle dimensioni, come abbiamo detto, e delle creature immortali. Sì, chi perché sono le creature immortali? Ci facciamo la collezione. Creatura è il vampiro, creatura è il licantropo, creatura è la kitsune, creatura è il tanuki, le fate, gli elfi, i pixie, i troll. Parliamo di quelli che fanno più curiosità, i vampiri. Un falso mito sui vampiri. Il sole non gli fa niente e le crocette davanti meno di niente. Mi viene in mente una battuta di un vecchio film che si intitolava Amore al primo morso, un film dei primi anni Ottanta, dove c'è il Van Helsing della situazione che cerca di uccidere il vampiro a tutti i modi, prende la pistola con i proiettili d'argento, spara al vampiro e il vampiro di turno del film lo guarda e con accento rumeno gli dice: ah ah, quello è per i lupi manari. Perché queste cose sono uscite dai film, dai romanzi, da Bram Stoker e via dicendo. Poi dedicheremo una puntata ai Raptor? Repeater. Io li chiamo Raptor, non so perché, dico sempre Raptor. Allora, perché mnemonici, ti confondi con Reaper. Può essere. Mnemonici. Allora, spieghiamo velocemente cosa sono le due categorie, ok? E poi spieghiamo dei falsi miti anche su di loro.
Repeater e mnemonici sono due categorie di fantasmi che hanno perso parte o tutta la memoria. Solo che nel caso dei repeater ripetono a random, a loop, soltanto una sequenza di una certa giornata che è stata magari quella che l'ha traumatizzati e via dicendo, senza solo allo scopo di riuscire a ricordare il continuo, a capire, a cercare di mettere insieme i tasselli. Allora ripetono, è un po' come quando tu entri in una stanza e non ti ricordi che cosa dovevi fare. Allora okay, esci indietro e rifai i passi perché dici magari me lo ricordo. La stessa cosa. I mnemonici il più delle volte non ricordano di essere morti e quindi continuano a fare la vita che facevano sempre, nel posto dove vivevano, nel luogo dove vivevano. Da lì è nata la cosa delle case infestate, per esempio. Una casa infestata non è infestata, è che molto spesso c'è un defunto di quella casa, mnemonico, che è convinto ancora di essere a casa sua. E quindi quando tu gli esposti il vasetto e gli cambi i fiori, si incavola perché dice, casa mia, cosa come ti permetti? C'è mani! Allora, abbiamo illustrato tutte queste, diciamo, le puntate che fino adesso abbiamo preparato. Sì. Ok, Paolo, ti piacciono? Dici qualcosa. Sì, sì, sono fantastiche, sono qui impegnato a cercare di venirvi dietro con le immagini che avevamo preparato, più che altro per appassionare. Io sono appassionatissimo di questo argomento, però volevo che chiarissimo anche il perché parlarne, no? Sveva, perché parlare di questi argomenti che generalmente possono anche dare, tra virgolette, fastidio a chi chiaramente o ha paura oppure a chi non ne vuol sentir parlare semplicemente? Non ho sentito bene, comunque, dar fastidio ai defunti? No. Giovanna, mi hai sentito? Sì, ti chiedeva perché parliamo, abbiamo improntato una trasmissione interamente su questi argomenti che molto spesso insomma non se ne parla, ecco, perché o dà fastidio perché c'è gente che ha paura o magari no? Perché secondo me è necessario intanto sfatare i falsi miti, perché ora l'abbiamo un attimo accennati, ma ce ne sono a valanghe in questo mondo. E un po' anche per tutelare proprio questo mondo che viene continuamente screditato e poi alla fine anche preso in giro da chi lo manipola o per ignoranza o per paura o peggio ancora per rubare soldi e per essere dei truffatori, per delle truffe. Perché questo mondo è pieno di truffatori a livelli assurdi e invece va tutelato. Diciamo che il compito su questa terra dei medium è anche questo, divulgare la verità. Esattamente, okay. Perché non è vero che non ci sono cose che non bisogna dire, che non bisogna far sapere, non ci sono questi segreti celestiali, è semplicemente che a molti fa più comodo inventare e coprire la verità, quelli che la sanno. Quelli che non la sanno inventano perché leggono comunque in giro e prendono per buono quello che sentono. Quindi il tuo compito è anche questo. Certo, sei, assolutamente. Possiamo dire sei una portatrice di verità? mi autodefinisco il messia. Sto scherzando, eh? Altro adesso i cattolici ti mangeranno viva. Esatto, ma io imparerò a camminare sull'acqua e scapperò. No, è perché è lo stesso motivo per cui faccio anche tanti video esplicativi su YouTube, sul mio perché canale hai YouTube. Diciamolo che Sveva ha un canale YouTube dove mette dei video giornalmente, dove c'hai tutta sta forza tu di fare tutte queste cose insieme, io tutte non lo so, sì. Però se ti avanza un po' di energia dammela, che io sono sempre devastata. c'è questo canale YouTube dove lei ogni sera pubblica un video e parla di un argomento. Esatto, okay. Una tematica, un argomento, e cerco di spiegare, o comunque anche se non mi si crede, perché tanti hanno le loro credenze talmente radicate
che possono ascoltarmi, ma poi possono anche pensare che magari non è come dico io. Ma almeno insegno in qualche modo a ragionare su questo mondo. L'importante a volte non è tanto credere. Ecco, non è come la religione. La religione ti dice, anche se non vedi niente, devi avere fede. Invece, io dico, anche se non hai fede, ma almeno ragionaci sopra. Se questo è così, così e così, e tu ragioni che hai visto questo, hai sentito questo, metti insieme le cose e cerca di farti un tuo pensiero. È proprio l'esatto opposto rispetto a chi ti impone di credere perché lo dice lui e basta. Giusto, giusto. Paolo? Sì, sono qua. Dimmi, Io Giovanni. non lo vedo e sono disperata quando non lo vedo. Lo evoco. Evocami, Mi metto evocami. lì con lo specchio e lo evoco. Sì, facciamo un esempio di vocazione, chiaramente così, diciamo, solo esemplificativa. Ecco, uno, due, tre. Oh, Madonna, Sveva, sei fantastica. Le evocazioni quelle belle. Quelle fatte bene. Più che belle di E belle, dalla diciamo. gente competente, soprattutto. Ok. Paolo, a quanti minuti siamo? Sì, siamo arrivati quasi al termine, ci sono altri 5 minutini e volevo appunto far sapere ai nostri ascoltatori e chi ci guarda, per chi non conoscesse ancora Sveva, che Sveva ha anche scritto tanti libri. Sveva, puoi presentare i tuoi libri? I miei libri ad oggi ne ho scritti 6. Poi nelle puntate farò vedere magari anche le copertine perché alcuni sono legati anche agli argomenti di cui parliamo. Ho scritto 6 libri, di cui 2 sono dei romanzi improntati sulle creature, di cui faremo una Immortali, sulle puntata. creature immortali. Esatto. Allora, io che ho letto questi libri, questi 2 libri, posso dire che Sveva è stata bravissima perché sotto forma di romanzo ha inserito delle verità, come abbiamo detto prima, ha sfatato dei miti e ha raccontato il mondo, lo possiamo dire, Sveva, il mondo dei vampiri, Sì, ok, e delle streghe, raccontato esatto. sotto forma di romanzo. È un Perché? romanzo inventato, però improntato sulla verità, ok? Quindi Esattamente. sono bellissimi per questo. Vai, Sveva, continua. Scusami se ti ho Sì, interrotto, ma questa cosa ma andava no. detta. Anzi, è una trilogia di cui per ora ho fatto solo i primi 2 romanzi. Ora, entro il 2022, uscirà il terzo della saga e appunto racconta, anche se i personaggi principali sono personaggi di fantasia, quindi i vampiri, le streghe, le kitsune, i licantropi e tanti altri personaggi, i Dampir e tanti altri tipi di creature sono inventati come nome, come vita, ovviamente. Il contesto e la spiegazione del loro modo di esistere, del loro modo di fare, da dove provengono, la loro storia e quant'altro è tutto reale, proprio per sfatare, perché questi errori sulle creature, la maggior parte delle volte, nascono proprio dalla letteratura e dalla filmografia. Per questo ho voluto fare una letteratura che invece le riportasse per come sono realmente. Ok, e questi sono i romanzi. Parliamo degli I romanzi. altri. Poi ho fatto il mio primo libro, il primo in assoluto, si intitola Quando l'oltre è un passo da noi ed è un libretto dove ho inserito, praticamente copiandolo pari pari, un mio diario, un pezzo di un mio diario di vita da medium. Quindi c'è di tutto, dalle foto che ho scattato a cose che mi sono successe nel corso, come un diario, nel corso della mia vita da medium, poesie e cose che mi hanno inviato i defunti stessi o altre entità, tutti i miei appunti. È una sorta di diario appunti di una parte, una piccolissima parte della mia vita medianica. Poi ho fatto il quarto libro, che invece si intitola Rituali di vita quotidiana ed è un aiuto
che ho voluto dare a tutte le persone per imparare proprio materialmente, a livello spirituale, a pulire il più possibile il negativo che hanno intorno e ad attirare con varie metodologie la positività e, tra virgolette, la fortuna, a ripulirsi dal negativo e dalla iella, dalla sfiga, ecco, chiamiamola così. Proprio un aiuto base. L'ultimo che ho tirato fuori adesso, è uscito 2 giorni fa in libreria, si intitola Incanti Radicanti ed è invece sempre una base, ma per le persone che vogliono intraprendere l'approccio con l'esoterismo, con i rituali, la ritualistica e i riti, perché anche qua c'è poca informazione, da come si unge una candela a a come non si deve fare il cerchio di sale, ha Lo tantissime. sbagliano tutti. Perché basta che vedono una che ci mette il cerchio di sale intorno alla candela, lo fanno tutti. Ho visto delle scempiaggini in giro. Una voleva attirare l'amore, ha fatto la candela rosa, la richiesta all'universo e tutto, poi ci ha messo il sale intorno. Il sale scherma e caccia via. Praticamente lei si è cacciata via l'amore da Da sola. sola. Perché? Perché ha visto che in giro le candele le mettono piene di sale intorno. Questo ovviamente è un esempio, però ce ne sono tante persone che provano a fare questi piccoli riti o cosa, ma se non hanno delle basi per comprendere proprio come si comincia, prima di fare un rito qualsiasi, anche una richiesta all'universo, ti devi purificare, ti devi lavare le mani con acqua e sale. Sono tutte piccolezze che nessuno te le spiega. Ma se tu fai un rito, ma un rito qualsiasi, anche la candela, la tua divinità, se tu fai un rito senza fare queste procedure, il tuo rito non funzionerà mai. Quando va bene, quando va male, attiri il contrario. Ho alcuni che gli ingredienti sono quelli, ma io non c'ho i chiodi di garofano, posso mettere l'anice stellato? No! Esatto. Io leggo anche lì, mi viene la gastrite. Io non sono ritualista, io non faccio rituali, non li faccio mai, però le basi le devo conoscere per forza. Non puoi dire, ma io non ho il palo santo, brucio il rosmarino. Se non hai il palo santo, non fai quella cosa, oppure vai a comprarlo il palo santo. Ma se ci vuole l'olio di lavanda, ce cioè devi mettere l'olio di lavanda, ma io ho quello di eucalipto, chi se ne frega se ce l'hai, devi andare a comprare quello di lavanda. Se no non la fai, punto, cambia cosa, non fa quella. Quindi Esatto. in questo libro dai le basi della ritualistica, no? Di modo da comprendere almeno le basi iniziali per poter fare una cosa corretta e per poter anche capire da soli quale ingrediente può essere valido e quale no, perché poi comunque il rituale è molto soggettivo. Ci sono persone che lo fanno a istinto. Però appunto a istinto io lo devo sapere, però la base che il sale allontana e invece lo zucchero attrae, per esempio. Se non so queste basi posso avere tutta la fantasia che voglio, ma se ci metto il sale allontana, ci metto lo zucchero appiccica. Quindi se voglio cacciare la suocera rompiscatole e ci metto lo zucchero, quella mi si incolla come la carogna. Non la stacco più. Ma perché ce l'abbiamo sempre Giustissimo. con le suocere? Questa è Con le una cosa. suocere, Ma è perché le vero suocere? Lasciamole stare le suocere, ste suocere, per favore. Bene, 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 perché bene. Allora, Sveva e Giovanna, siamo arrivati al termine di questa nostra prima puntata. Penso che il quadro sia abbastanza e sufficientemente completo. Io vi ringrazio di cuore per la vostra partecipazione, per la vostra disponibilità e per il vostro tempo. Il prossimo appuntamento? domenica prossima alle Domenica prossima. 16:30. Parleremo dell'oltre in maniera Esatto. approfondita. Cosa devono preparare chi ci segue? Cosa deve preparare chi ci segue? Cosa devono preparare? E che ne so, io sto chiedendo, che ne so. Niente, un divano comodo, una connessione internet e E siamo se mi voglio a preparare una lasagna o un posto. tiramisù, spediteglielo a casa però, perché così. Perché Sveva va cercando sempre chi gli cucina qualcosa. Ma che Signora, dici?
odio cucinare ma amo mangiare. Ecco, quindi va cercando sempre qualcuno che gli cucina qualcosa di buono da mangiare. Esatto. Va bene, va bene. Allora vi ricordo a tutti che è possibile seguire le nostre dirette. Basta che vi iscriviate al canale AP Web Radio e Social TV e accendete la campanellina delle notifiche che vi spunta quando guardate la diretta, in basso sulla diretta a destra. Questo vi aiuterà a essere aggiornati ed informati su tutte le nostre novità e anche sulle dirette. Bene, detto questo, ragazze, per favore, potete mandare la sigla? Ma certo. La manda Sveva, che il programma è il suo. Dai, sì. Sveva. E allora chiudiamo salutando tutti, sigla. Ma brava!